Ti tocca un ruolo molto importante che è quello di Peron in questa Evita. Il ruolo di. Perfetto. Il ruolo di Juan Domingo Peron. Guarda, ti dico subito: è un, in questo musical il ruolo di Peron, come diceva Massimo nella conferenza stampa, viene portato anche un po' sul lato umano, sul lato intimo della relazione con Eva, la parte in casa di questo. E da lì io sono partito per il mio personaggio, da lì sono partito da una meravigliosa lettera che ho letto che Peron, quando venne mandato in esilio, prima ancora dell'elezione a presidente, fu mandato in esilio in quest'isoletta nel Rio de la Plata e scrisse questa meravigliosa lettera d'amore ad Evita. E quindi per me questo musical lo è sempre stato, sono affezionato a questo lavoro da questo musical di Andrew Lloyd Webber da tantissimo tempo. Addirittura si parla di 10 anni fa almeno con Filippo Strocchi, proprio, che fa il CE, scherzavamo già, ci conosciamo da tanti anni, scherzavamo già e dicevamo un giorno tu farai il CE, io farò Peron, e questo è successo. E quindi ti dicevo, sono partito da questa lettera perché per me Evita è sì un musical su questa donna forte, però di fondo c'è una grande storia d'amore, perché Peron la amava davvero, da quello che poi i pettegolezzi dicessero che quando lei è morta la loro relazione era già terminata, comunque di base c'è stato davvero un grande amore. Peron quello che voleva e quello che scriveva lei prima di che succedesse tutto questo pandemonio era che lui voleva andare in pensione e ritirarsi con lui con lei per la vita, e quindi questo mi ha dato l'idea di lavorare sul personaggio e cercare le parti umane. E quindi c'è questa divisione nello spettacolo tra la parte di Peron quando è con i militari e la parte di Peron quando è a casa con Eva, e soprattutto, come vedrete nella parte finale, quando sa che Eva ha un tumore e sta per morire, insomma. Quindi appuntamento da domani sera al Teatro della Luna, per questo che da molti viene considerato il musical dell'anno, comunque una delle produzioni più grandi. Bene, appuntamento per domani sera, io spero che sarà un piacevole appuntamento per tutti, perché noi ce la stiamo mettendo veramente tutte, stiamo credendo in questo lavoro, il cast è a mio parere incredibile. Questo rapporto con Evita, con Malika va alla grande. Assolutamente, assolutamente alla grande, ci stiamo divertendo tanto e questo bellissimo rapporto ha fatto sì che siamo riusciti a trovare veramente un incastro tra i personaggi, nella storia. Insomma, ce la faremo.